L'anima mia ha sete di Dio. Cristo risorto! Buona giornata, carissimi amici, e buon inizio settimana. Benediciamo il Signore da questo lunedì, perché sappiamo che Lui è con noi e non ci abbandona mai. E la Sua parola è al nostro fianco. La accogliamo ascoltando il Vangelo secondo Luca, capitolo 4, 24-30. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga a Nazaret: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Amen. Carissimi amici, iniziamo questa settimana con questo Vangelo. Un Vangelo molto particolare, è Luca 4, Gesù che inizia la sua predicazione a Nazaret. Ma vediamo la parte negativa. Non viene accolto, non è ascoltato. Ecco che chiaramente noi prendiamo l'invito, l'annuncio da parte di Gesù, che si rifà nell'Antico Testamento alla vedova a Sarepta di Sidone e a Naaman il Siro, due persone molto semplici che hanno accolto il progetto di Dio. E Dio si è manifestato attraverso il profeta Elia e Naaman è stato purificato, è stato liberato, è stato guarito. Ecco che cosa oggi il Signore ci vuole dire. Quanto è importante accoglierlo nella nostra vita, accogliere il suo regno. E sappiamo di essere in cammino, in una direzione che è verso la Pasqua, verso la donazione di Gesù per noi. Quanto è davvero importante che noi ci mettiamo in questo ascolto, perché Dio si manifesta a chi ha un cuore aperto. Dio manifesta la sua gloria, la sua provvidenza a coloro che lo accolgono. A Nazaret così non è avvenuto, perché la maggior parte di queste persone hanno rifiutato Gesù, non lo hanno accolto nella propria vita e nel proprio cuore. Allora io, carissimi amici, all'inizio di questa settimana vi vorrei esortare ad abbandonarvi all'amore di Dio, alla sua misericordia e soprattutto invitare alla preghiera. Oggi abbiamo un salmo bellissimo che ci spinge ad accogliere Dio, a rivolgerci a Lui. E vi voglio quindi accompagnare in questo gesto di abbandono a Dio con il salmo 41-42. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Manda la tua luce e la tua verità. Siano esse a guidarmi. Mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. Verrò all'altare di Dio, a Dio, mia gioiosa esultanza. A te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. Ecco com'è bello, fratelli e sorelle, pregare con questo salmo, che possa accompagnarci giorno dopo giorno, anelare a Dio, accogliere il suo regno.
desiderare dall'intimo del nostro cuore una nuova relazione con Lui. Dio è buono, Dio è grande, Dio è amore. Chiediamo allo Spirito Santo di allontanare le durezze, quelle nostre resistenze che non ci fanno innamorare di Dio, ma che ci tengono invece dentro di noi, incapaci di sperimentare come a Nazareth la gloria di Dio, la presenza di Dio. Ma noi invece siamo coloro che accolgono la sua venuta. E gli diciamo, vieni Signore Gesù, oggi noi ci abbandoniamo a te, oggi noi accogliamo il tuo regno. Abbiamo sete di te, Signore, sete del tuo amore, della tua provvidenza, di un nuovo incontro personale con te. Signore, grazie perché tu sei fedele e non ci deludi mai. Ci abbandoniamo a te. Vogliamo seguirti come il nostro Signore, il nostro Salvatore. Spirito Santo, sciogli il nostro cuore e concedici di seguire il Signore Gesù con tutte le nostre forze, nella nostra casa e con tutta la nostra famiglia. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, che oggi, ma tutti i giorni di questa settimana, ci accompagni questo slogan, che è il salmo che abbiamo ascoltato. L'anima mia ha sete di Dio, e che possiamo dirglielo a Lui, possiamo cantare a Lui che lo desideriamo e che vogliamo sperimentare nuovamente la sua grazia. Insieme oggi vi accompagniamo anche con il ritornello del Salmo responsoriale della prossima settimana, che è il Salmo 33, gustate e vedete com'è buono il Signore, che continua questa linea del gustare e desiderare l'amore di Dio, che è buono e che ci accompagna. Grazie che mi avete accolto, buona settimana, buona giornata. Un caro saluto da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao! Gustate e vedete com'è buono il Signore. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Guardate a Lui e sarete raggianti.